Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. Oggi parliamo di un documentario contro la caccia, contro il bracconaggio, quindi in difesa degli animali selvatici, che si chiama On the Wild Side. E ne parliamo con Giacomo Giorgi, che è regista e anche musicista. Benvenuto. Buonasera. Ciao. E ne parliamo con Andrea Rutigliano, ornitologo e antropologo, che fa parte anche ha fatto parte del CAPS, che poi parleremo anche di antibracconaggio. Benvenuto Andrea. Grazie a voi. Allora, io inizierei subito dal trailer, così entriamo proprio, ci caliamo già nell'atmosfera del documentario. Andiamo con il trailer. I spent a lot of my early life as an avid hunter and fisherman. And yes, I was very much into the sport for very many years. It was part of my life. All my friends were hunters and fishermen. My family was into hunting and fishing. It was like who I was. When you're raised from little on, you don't really question it at first at all. I was really caught up into all of that. But you know, as I got a little bit older, I started questioning, is this the right thing to do? Every time I'd like wound an animal, or you know, I'd get a fish and it'd start bleeding from the gills or whatever, I'd say, man, I hope I'm doing the right thing here because this animal is clearly suffering. And I'd say, yeah, you know, it's how we get our food. You know, it's just how we do it. You gotta be tough. You can't feel how they're feeling. You can't think about it. I hope my karma never catches up with me. I hope there's no such thing as a just universe because clearly, you know, clearly I'm causing some pain and suffering here. And then I just continued on. Ecco, questo documentario è un documentario da vedere assolutamente. E parliamo con il regista perché io credo che non sia stato facile per una persona sensibile realizzare questo documentario. Tu, Giacomo, vieni da Sea Shepherd, quindi sei abituato alle battaglie. E ho visto nel trailer che hai intervistato anche tutta una serie di cacciatori, bracconieri, eccetera. È stata dura fare questo film? È stata. Sì, sicuramente non è stato facile. Facendo parte di questo movimento animalista, ambientalista, da molto tempo, comunque sia, riesci in qualche modo a costruirti un po' una piccola corazza su queste tematiche, ma nonostante questo, nonostante tutti gli anni, nonostante tutto quello che si vede, ogni volta è sempre una cosa che per una persona sensibile lascia sempre un po' un ti scalfisce un po' il cuore, comunque sia, di certo. Così ti rende molto, molto motivato anche ad andare avanti, sicuramente avere a che fare con tutte queste realtà. Chiaro. È anche vero che appunto tramite Sea Shepherd siamo venuti a contatto con talmente tante realtà che è stato anche una cosa che ci sentivamo quasi come un dovere, quello di voler andare avanti e dare spazio e dare voce a questo movimento che si oppone alla caccia al bracconaggio. Esatto. Ecco, nel trailer si vede questa persona che sembra quasi che diventi poi un obiettore, ma è veramente così? Perché lui racconta delle cose, dice che ha cacciato perché amava gli animali, no? Ma ha smesso davvero di cacciare? Ma lui è una persona veramente fantastica e sarebbe da fare un documentario solo su di lui. E guardando il documentario si vedrà un po' il suo cammino e diciamo la sua epifania di come c'è spesso questa contraddizione nei cacciatori di dire io sono il più grande amante della natura, io sono il più grande sì. amante degli animali. E quindi vado e li caccio e li uccido, che è un po' un controsenso. Un paradosso, un po' sì, è proprio una cosa, un contrapposto totale. E quindi sì,
bisogna vedere il film per come va a finire, insomma, la sua storia. A proposito di questo film, inevitabilmente questi argomenti rimangono un po' di nicchia. È difficile a volte, anche se se ne è parlato molto, perché ho scoperto che è uscito moltissimo sui giornali anche questo film, ma se uno volesse vederlo, dove lo può vedere questo documentario? Allora, in Italia il posto migliore è l'Open Distribuzione dal Basso, è un distributore online. Purtroppo avevamo un sacco di proiezioni pianificate al cinema, tour in tutta Italia, e il film è uscito proprio in coincidenza con il Covid. Esatto. E quindi adesso il modo migliore è andare appunto su Vimeo o su Distribuzione dal Basso, e si possono trovare i link alle piattaforme dove è distribuito sul nostro sito, su On the Wild Side Initiative, scritto iniziative.com, sì. C'è una pagina proprio dedicata dove ci sono i modi per guardarlo. Certo. Se poi un giorno questo Covid arriverà a una fine, speriamo comunque sia di fare anche delle presentazioni live, perché comunque sia anche parlare con persone che sono attive sul campo come Andrea. Certo. E ho tanti altri attivisti, ha anche un grande spessore. Fare dei cineforum con discussioni, certo. Ecco Andrea, sì. Andrea Rutigliano, sei ornitologo, antropologo, fai parte di, o hai fatto parte, non so se ne fai ancora parte, di CABS, che è un'associazione anti-bracconaggio con sede in Germania, ma ha varie sedi anche nel mondo. Cosa ti ha portato a fare questa scelta di vita? Sì, il CAPS ha la sede a Bonn, giustamente, ma in Italia ha una sua roccaforte. Siamo in particolare un gruppo di volontari che lavora. Io sono il rappresentante del CAPS in Italia tuttora e mi occupo di Cipro, Italia, Francia e Spagna, quindi ho un bel fardello sulle spalle. Sì. La mia storia è stata, io ho sempre avuto una passione sfrenata per gli animali selvatici, sin da quando andavo all'asilo nido, che costruivo i plastichetti con gli animali. Sì. Poi in una fase adolescenziale ho avuto la possibilità di scoprire che qua nelle montagne vicino, nelle montagne bresciane, dove tra l'altro ho avuto anche Giacomo con la sua telecamera, c'era un fenomeno di bracconaggio diffusissimo agli uccelli, ai piccoli uccelli, ai pettirossi. E quindi con tutti i 18 anni, appena appunto avevo la possibilità legale di spostarmi e mettere a rischio la mia incolumità, ho cominciato a militare in un gruppo di associazioni ambientaliste, animaliste, prima la LAC, la Lega Abolizione Caccia, poi sono subito stato accolto con CAPS, e da allora ho iniziato un percorso che mi ha portato in giro per tutta l'Europa e il Medio Oriente a occuparmi di questo fenomeno, che è diffusissimo ancora nel bacino mediterraneo, ha avuto anche ancora l'attenzione anche di organismi internazionali come la Convenzione di Berna e di Bonn, ed è appunto la caccia agli uccelli migratori, fatta sia in forma legale che soprattutto in forma illegale. Certo. Come sei intervenuto in questo documentario? Qual è stata un po', spoileriamo un po', qual è stata la tua partecipazione? Giacomo voleva lavorare su capitoli, quindi aveva intenzione di scoprire qualcosa sul mondo della caccia agli uccelli, e probabilmente anche interessava l'area geografica del Mediterraneo. E niente, quindi mi ha contattato, e l'idea era di fare un'intervista, una chiacchierata più sul, ecco, questa era la mia cascina al tempo in cui abbiamo lavorato. Sì. Abbiamo fatto le prime registrazioni, e capire un po' cosa c'era alle spalle della nostra motivazione, del nostro lavoro, la realtà del bracconaggio e dell'antibracconaggio, come operavamo noi, i campi antibracconaggio appunto in cui andiamo, cerchiamo le trappole, liberiamo gli uccelli, e capire il mondo, il mondo terribile della caccia agli uccelli in Europa. Quindi è venuto con noi in un paio di occasioni, in particolare quella di Brescia, mi ricordo, in cui abbiamo trovato anche un bel sito di trappolaggio dove pochi giorni dopo è stato anche preso il bracconiere grazie ai forestali, e poi appunto una chiacchierata qui nella mia cascina sui massimi sistemi di chi vede nel mondo gli uccelli. Ecco. Sì, anche perché, cioè, diciamo che io mi sento una persona normale, e secondo me le persone normali non sopportano la sofferenza delle altre specie. Purtroppo ci sono tante persone invece che secondo me non sono normali, che invece la sopportano benissimo.
Cosa ne pensate di questo? Quando è uscito il documentario, io ho fatto un post di quelli, diciamo, a pagamento sui social media per lanciarlo qui in Italia. E ho avuto una grande risposta da parte di cacciatori ed è proprio interessante vedere di come, proprio come quel cacciatore che si è visto un po' in quello spezzone del film, un sacco di gente è ancora convinto della necessità della caccia, di come il mondo del selvatico è lì per essere a disposizione dell'essere umano, per essere un po' il nostro scenario, da una parte il nostro campo divertimento, dall'altra parte un posto che noi dobbiamo gestire, che senza di noi è perduto e cose del genere. E purtroppo questa è ancora una credenza che è molto sviluppata in Italia, fortunatamente non in una grande quantità, ma nel mondo ci sono alcuni paesi dove è proprio queste credenze, dove i cacciatori hanno un potere assurdo. Bene. E comunque sia è una cosa abbastanza interessante da vedere, un fenomeno abbastanza interessante da vedere anche dal punto di vista proprio antropologico. Certo. Come in questa era ancora questa violenza e questo legame alla caccia sia vivo. Ma anche in Italia, purtroppo, io facendo parte di un'associazione, di un insieme, anche di un sodalizio di associazioni che combattono la caccia, ci rendiamo conto di quanto sia enorme il potere dei cacciatori, il potere politico anche, perché la caccia è assurdo che esista ancora, cioè non ha senso, cioè non esistono, i gladiatori li abbiamo superati, non è uno sport uccidere altri esseri senzienti. Devo interrompere un attimo per la pubblicità. Torniamo a noi e andiamo con un filmato proprio sull'antibracconaggio. At a certain point, this is my task, this is my destiny, if you want to call it. The planet is our home. The planet is big, has thousands of species, and has an evolution which is much longer than our personal history as a species and as single individual. And it's so beauty, and it's so fascinating. I really cannot understand how people can be completely blind about all this part, which is accounts for 99.99% of the reality of our world, and you are focusing only that 0.1%, which is our species. In Cab's office, there is a nice expression, which is Erhaltung der Natur, Aufgabe unserer Zeit, which means the protection of nature is the task of our era. This should be the priority for everybody. I cannot really believe how we can destroy the wildlife and destroy the story, history of our planet, just thinking about, oh my God, I don't have enough money. Oh my God, we need more oil for my car. I'm ready to shrink my needs and to shape my life in a way that the rest can survive, and not the other way around. But it seems these are exceptions. Effettivamente è un mondo squilibrato, è un mondo in cui la fauna selvatica è usata come uno scenario, cioè l'uomo dominatore, l'antropologia purtroppo è così, l'antropocentrismo ci fa vedere come l'uomo dominatore che ha il diritto di usare tutto quello che ha intorno come fosse uno scenario morto, però non è così, per fortuna ci sono persone che io reputo normali, perché gli altri sono quelli che non sono tanto normali, che accettano la sofferenza. Quindi Andrea, di tutto rispetto a quello che fate come CABS, ci sono tante azioni, anche penso che bisogna corazzarsi parecchio, no? Per avere a che fare con le situazioni in cui, che ho visto anche nel filmato. Sì, io personalmente ho avuto il privilegio di essere target dei cacciatori in due occasioni, mi stavano, diciamo, facendo la pelle in due occasioni, tante aggressioni invece fisiche. Sei vivo però.
lasciano delle cicatrici temporanee. Effettivamente c'è il mondo della caccia, soprattutto quando lo affronti sul campo, ti riversa addosso un'aggressività tale per cui quello influenza quasi il tuo carattere, ti porta a una sorta di frustrazione, come dire, controaggressività latente che purtroppo si trascina sempre negli anni. Certo. Soprattutto la frustrazione, certo. E niente, quindi è vero quello che diceva, mi ricordo la prima volta che andai a Brescia, che mi toccò tagliare una zampa di Petirosso che era rimasto intrappolato in un archetto, e quindi non potevo lasciarlo andare con questo moncherino penzoloni. Mi ricordo che quasi svenivo nel momento in cui gridò perché gli tagliai e recisi il tendine. Adesso, dopo tantissimi anni, ci siamo tutti corazzati davanti a queste scene, eppure dura. Sì, è tutta un'atmosfera sempre molto polemica, c'è sempre questa fortissima aggressività che ci dobbiamo affrontare, ma appunto scrisse Jonathan Franzen quando pubblicò un articolo sulla nostra disavventura o avventure, disavventura a Cipro, disse che è soltanto il fatto che ci siano dei volontari che assumono su se stessi la violenza che producono i bracconieri, i cacciatori, che rende questa violenza visibile. Se non ci fossero loro, la violenza verrebbe riversata tutta sugli animali, e loro, non avendo voce, non hanno audience, non hanno nessuno che racconti questa violenza. Quindi in qualche modo noi siamo presi il ruolo di fare dei figuranti che si frappongono fra il bracconiere e l'uccello e rendono appunto visibile questa realtà, che appunto è ancora molto forte, è ancora molto presente in tutto il mondo, ma parliamo del Mediterraneo, e che è tollerata, è ampiamente tollerata. È tollerata, è come se ci fosse una sorta di ipnosi che ti fa vedere magari il proprio cane o il gatto di casa, giustamente, come delle persone da tutelare, ma ci sono tutta l'area della fauna selvatica che non ha tutela, perché sono considerati oggetti, a parte che gli animali comunque sono considerati oggetti proprio dalla legge, come un televisore o un tavolo, una macchina, ma ancora di più la fauna selvatica. E quindi queste azioni che devono essere viste, devono essere manifestate, ben vengano. Quindi anche questo documentario, speriamo che Giacomo abbia un suo percorso, no? Qual è il percorso che ti immagini di questo documentario? Fare i festival, ad esempio? Fino adesso siamo riusciti a fare parecchi festival, fra cui alcuni anche di un certo livello, internazionali. E io spero che il documentario trovi un modo per essere visto da più persone possibili, quindi continuare a promuoverlo, continuare a, se è possibile, fare proiezioni, se è possibile distribuirlo in giro il più che si possa, diciamo. Certo. E poi diciamo che per me questo è stato un po' un trampolino di lancio, anche un po' un salto nel buio. Non avevo mai fatto un documentario, non avevo mai fatto un video, non avevo mai fatto niente del genere, e adesso che ho fatto questo documentario sento proprio il bisogno, con ciò che ho imparato, sia dal punto di vista delle informazioni, del lavoro che viene svolto in giro per il mondo su questo tema, sia anche dal punto di vista tecnico, di fare altri prodotti del genere, progetti del genere, quindi fare documentari che siano meno generali, perché On the Wild Side è un documentario che copre un enorme spettro di tematiche, invece fare dei progetti che sono più tematici, per andare più a fondo, per scavare sempre di più sui vari argomenti. Penso che hai già in mente qualcosa, mi sembra di capire. Quale sarà il prossimo prodotto? Hai già qualcosa in mente? Non si può dire? Non spoileriamo? Non spoileriamo. Siamo nel mondo del non spoiler. Ok, anche per scaramanzia, giustamente. Hai ragione. E, tra l'altro, io ti ho coinvolto in una iniziativa che è Artists United for Animals, perché io credo che l'arte debba essere anche indirizzata al meglio proprio per gli animali, soprattutto se sono artisti sensibili come puoi essere tu.
Quindi aspetto la tua biografia, sappilo, lo dico proprio chiaramente, pubblicamente, la tua biografia per inserirti in questo sodalizio. Esatto. Arriverà, qua. Arriverà. Allora, Andrea, volevo farti una domanda. Tu ti dedichi soprattutto ai volatili? Sì, sì, io ho una, diciamo, ho una specializzazione o se preferiamo un'ossessione per i volatili. In realtà ci è capitato anche di incontrarci a casi di bracconaggio verso mammiferi e non è che restiamo con le mani in mano, certo. Però la nostra attenzione si rivolge agli uccelli. Certo, anche perché sempre nel sodalizio di cui faccio parte abbiamo dei problemi coi lupi, coi cinghiali, e che i cinghiali poi sono visti come il demonio, o i lupi anche, ed è terribile perché sembra quasi che i cacciatori in qualche modo tutelino la fauna selvatica, cosa che è assolutamente proprio la negazione di questo concetto, perché in realtà è proprio la caccia che crea il problema, la caccia che è quello. La narrazione che i cacciatori hanno voluto vendere e che continuano a vendere adesso, soprattutto facendosi forti dell'aumento dei cinghiali, è quella di loro come creatori di un equilibrio che è stato rotto. In realtà sappiamo benissimo che uno l'equilibrio l'hanno rotto loro, visto che la metà delle specie invasive che troviamo adesso in Italia le hanno riportate esatto, a loro a fini esatto. Predatori. Pensiamo al cinghiale o pensiamo alla mini lepre, per esempio. Esatto. Poi, in aggiunta a questo, ci sono anche degli studi, recentemente la stessa ISPRA ha pubblicato un lavoro in cui riconosce che la battuta, le forme di caccia al cinghiale che colpiscono il branco, lo smembrano, uccidono matrona, che è quella che dà l'indirizzo. Esatto. C'è una questione anche di feromoni, eccetera. C'è tutta un'indagine. Esatto. Insomma, se uno affronta la materia dell'ecologia, la zoologia, da un punto di vista scientifico, la caccia non troverebbe un posto per la caccia. Questo è soltanto, un elemento di rottura dell'equilibrio. Ovviamente loro ragionano in commento semplice, ci sono questi animali, noi andiamo, ve li riduciamo, senza vedere che sul lungo periodo stanno portando avanti il problema. E poi ricordiamo anche che i cacciatori, fino a poco fa, legalmente, ma ancora adesso, ancora oggi, illegalmente alimentano i cinghiali, l'alimentazione forzata dei cinghiali per mantenerli nelle aree di caccia è addirittura tollerata in deroga. Assolutamente. Sì, quindi il problema cinghiale loro lo vogliono mantenere, uno perché li legittima davanti all'occhio meno attento del cittadino, diciamo, che affronta semplicisticamente la faccenda, e poi perché gli procura divertimento, è la cosa più abominevole se vogliamo, e poi il vantaggio economico della vendita della carne. Assolutamente, ma del resto l'abbiamo visto in quest'epoca di pandemia, che tutto si è fermato, ma ci sono state tutta una serie di deroghe per la caccia, quella non si è fermata. Vabbè, purtroppo il nostro tempo a disposizione sta per scadere. Io volevo ancora chiedere a Giacomo se ci puoi ribadire dove si può vedere questo documentario, così lo ricordiamo. Allora, il modo migliore è o andare sul sito proprio del documentario, sulle piattaforme social del documentario, quindi cercare www.onthewildsideinitiative, scritto iniziative.com, mm-hmm. dove c'è una pagina dove ci sono, che si chiama Watch, dove ci sono tutte le piattaforme elencate. Se no, in Italia in particolare, basta cercare Distribuzioni dal Basso e il nostro documentario è presente sulla loro piattaforma online. Perfetto. Allora, io credo che possiamo chiudere qui. Io ringrazio Giacomo Giorgi, ringrazio Andrea Ruttigliano. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito e alla prossima. Ciao. Grazie mille.